Ben ritrovati ancora una volta amici, eccoci qua con i bigiù di Rick, con me, c'è Rick dall'altra parte, dopo ve lo faccio sentire con i saluti e adesso stiamo inquadrando il nostro nuovo progetto e sì, siamo ritornati agli schemini, ai disegni iniziali. Questa volta il progetto, l'idea è della sottoscritta e mi sono ritornata ancora una volta sul luogo del delitto perché avevo già progettato queste collane, eccole qua, dopo ve le inquadro ancora meglio. Quindi allora utilizzeremo la latta e questa sarà la forma che daremo alla collana e sarà semplicissima. Al centro ci sarà una pietra, fra un pochino ve la farò vedere perché già Rick ha predisposto qualcosa del materiale in proposito e poi qui tutto intorno all'interno più che intorno intorno alla pietra naturalmente, ma dentro qua metteremo della graniglia e sarà un misto di graniglia, qui la catena d'attacco e sarà semplice così, un po' somiglierà a questa iniziale che abbiamo fatto con la latta. Qui vedete a suo tempo mettemmo dentro delle micro perline color bluccina e poi le pietre, una dello stesso colore appunto dell'interno e l'altra due sul rosa e poi intorno avevamo fatto questo gioco con la raffia. In una precedente collana, anche questa un'idea della sottoscritta, abbiamo semplicemente colorato la lamiera con uno spray metallizzato, un color marrone metallizzato, e poi abbiamo messo queste pietre verdi, una in orizzontale e due verticali ai laterali, e poi l'avevamo impreziosita con queste perline. Avevamo fatto questo gioco a scalare e anche qui la catena è color oro. Quest'oggi, eccoci qua, vi faccio vedere una parte. Già Rick ha preparato la latta e vediamo un po' se riuscite a capire. Snocciolata in salamoia. Sì, una volta ve l'avevo fatto vedere da lontano che c'era il barattolo delle olive e vi avevo specificato, non è che mentre creiamo stiamo facendo uno snack, ma semplicemente il barattolo delle olive vuoto ci serviva per la latta, appunto, per avere il materiale per realizzare questa collana. E niente, questa parte penso o rimane così o dopo l'andremo un attimino a decorare in altri modi, o colorandola o mettendo del panno lens, adesso vediamo un attimino cosa decideremo sul da farsi. Già abbiamo attaccato la pietra, questa volta abbiamo scelto una pietra neutra, un colore bianco, e qui andremo a riempirla con che cosa? Adesso vi faccio vedere subito. Con la graniglia che già conoscete, questa graniglia per decorazione dei vasi, graniglia questo giallo senape. Poi useremo la graniglia blu che già avete visto in una precedente creazione e poi eccola qua. Voi direte, questa che graniglia è? Questa graniglia di conchiglie che si può ottenere in due modi: o andate a mare, vi fate una bella passeggiata e raccogliete le conchiglie e poi le tritate in qualche modo, così grossolanamente, oppure si può comprare, perché questo è anche un mangime per canarini e noi l'abbiamo comprato questa volta perché abbiamo un canarino e niente, quindi ogni tanto soffruisce anche di questo cibo e noi già per la seconda volta, adesso non ricordo qual era la prima occasione, sinceramente ho un attimo così di lapsus, un vuoto di memoria, e più tardi durante la creazione, se la trovo la collana già fatta con questa graniglia di conchiglia, ve la mostro. E niente, quindi andremo a fare questo gioco con la graniglia di conchiglia, con la graniglia color giallo senape e con questo tipo, questa sfumatura di blu che è carta da zucchero, diciamo. Siamo pronti, è pronto anche Rick e andiamo. Ho recuperato la collana, eccola qua, quella che vi dicevo prima, dove già abbiamo precedentemente usato la graniglia di conchiglia. Vedete che bello, qui era in assoluto solamente questo tipo di graniglia.
Poi c'era questo gioco sempre con la latta, che l'avevamo tagliata in questo modo, e i cerchietti, la piccola catena color bronzo, e poi avevamo messo questo ciondolo, questo cuoricino che faceva parte di un'altra creazione, di un'altra collana di mia proprietà, della quale non mi piaceva assolutamente il cordoncino, e quindi niente, l'ho buttato ed ho recuperato il ciondolo. E questa è sempre una cosa da fare: non buttate via tutto, recuperate il salvabile e magari lo potete riutilizzare. Nel frattempo Rick è all'opera con la nuova creazione, sta mettendo intorno alla pietra e sulla latta, che diventerà la base della nostra nuova collana. Che cosa sta mettendo Rick? La graniglia con la colla vinilica. Quindi inizieremo a distribuire la graniglia, non so da quale colore partirà, adesso lo seguiamo. Ecco, sta iniziando dalla graniglia color carta da zucchero e si aiuta in questo caso con le pinzette. Ecco, Rick ha distribuito nella prima graniglia tutto intorno alla pietra e adesso sta così circondando tutta la piastra, chiamiamola così, con la colla, e andremo a mettere il resto della graniglia con i tre diversi giochi e sfumature di colore. Rick sta iniziando con la graniglia gialla, diciamo che sta mischiando insieme i due colori, vedete come li distribuisce, diciamo un po' a caso tra virgolette, per creare questo miscuglio, e poi in mezzo andremo a mettere la graniglia di conchiglie. E adesso stiamo mettendo anche la graniglia, vedete? Quindi un misto tra la graniglia e quella di conchiglia, quella color carta da zucchero e quella gialla.
e proseguiamo nell'altra direzione. E ripartiamo con l'altra parte e quindi si completa tutto il gioco dei colori. La graniglia più grande l'abbiamo messa con l'aiuto delle pinze e adesso invece Rick sta mettendo la graniglia di conchiglie aiutandosi solamente con le mani. E questo metodo diciamo che è molto meglio perché così la mettiamo a casaccio e diventa una cosa un pochino più rustica, un po' originale. Guardate poi questo gioco che sta facendo Rick con un pastino, sta setacciando la graniglia di conchiglie e quindi ricaviamo questa polverina che vedete sotto. Che serve? Ve lo faccio vedere, a riempire ancora di più alcuni spazi lasciati vuoti. Adesso aspettiamo che il tutto si asciughi e poi procederemo con l'attaccatura della catena. E adesso una piccola modifica in corso, ogni tanto succede qualche intoppo, ma noi comunque ve lo mostriamo lo stesso. Perché? Perché ci piace il bello della diretta e poi per farvi capire i passaggi sbagliati e come correggerli. Allora, praticamente cosa è successo? Non so se si riesce a vedere tramite l'obiettivo. C'è questa macchia nera che va così un pochino a sfogare il chiaro della pietra. E c'è stata praticamente un'infiltrazione, diciamo, chiamiamola così, del Vinavil. O era affallata la pietra e quindi ha assorbito il Vinavil così tanto da farlo penetrare all'interno e quindi si è creata questa macchia. Insomma, visivamente non è che sia bello, quindi noi abbiamo deciso di modificare tutto in corso d'opera. Cosa facciamo? Ricorriamo allo smalto. Praticamente uno smalto per unghie, lo smalto della Kiko. Non stiamo trasformandoci in un canale sul make up, però insomma ve lo dico perché è un bel smalto che ho acquistato lo scorso anno ed ha tutto questo gioco di microgranuli. Quindi seguiamo insieme questa trasformazione. Peccato perché io tra tutte le pietre avevo scelto questa. Volendo si poteva anche staccarla e metterne un'altra, però poi andavamo un attimino a distruggere tra virgolette tutto il percorso della graniglia e quindi abbiamo scelto questa opzione. Insomma, alla fine dal danno ne è uscita fuori una cosa simpatica, vedete, si addice pure il colore,
con il colore della gremiglia, quella gialla, e con la sfumatura del celestino carta da zucchero. Sto mettendo a fuoco, spero che si veda tutto. C'è anche un gioco di ombre con la luce. Sì, sono veramente soddisfatta. Adesso procediamo con i buchi a laterale. Dove appunto ci sarà l'aggancio della catena. Come vedete il colore è cambiato rispetto a prima, perché Rick ha passato il fissante. Questo step non l'abbiamo registrato, comunque ha passato un primo fissante che lo ha fatto diventare un pochino più scuro, e adesso andremo a dare un'altra lucentezza con lo smalto, con il solvente per le unghie, quello trasparente, e questo riuscirà ancora di più a renderlo brillante, a compattarlo e a renderlo anche protetto dagli agenti atmosferici. Questo passo già ve l'abbiamo spiegato anche in altre lavorazioni. Questo è il passaggio dello smalto. In questo modo acquista ancora di più lucentezza. Ecco il passaggio dell'attacco della catena. Eccola qua dunque, questa è la nostra collana, è terminata, il nostro lavoro che è abbastanza creativo, visto che siamo ritornati al nostro vecchio modo appunto di creare con il riuso, ovvero questa volta con la latta. Io spero che anche questa creazione vi sia piaciuta e niente, io e Rick vi aspettiamo qui ancora una volta sul nostro canale con nuovi video tutorial.